La mozione che mi accingo a presentare si pone al centro di un dibattito che nella provincia di Massa Carrara anima il livello sociale e istituzionale da parecchio tempo. In particolar modo ci riporta a un episodio di poco antecedente le elezioni regionali aprile-maggio del 2015, quando proprio nel Palazzo Ducale di Massa c'è stata la sottoscrizione del protocollo di intesa recante interventi per la riqualificazione e la riconversione dell'area industriale di Massa Carrara. Un protocollo di intesa che è atto prodromico rispetto all'accordo di programma per il riconoscimento della provincia di Massa Carrara come area di crisi complessa, alla cui sottoscrizione hanno partecipato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Politiche del Lavoro, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Trasporti, la Provincia di Massa Carrara, il Comune di Massa, il Comune di Carrara. Protocollo d'intesa che si snoda lungo tre direttrici: da una parte la tutela ambientale, dall'altra la reindustrializzazione dell'ormai dismessa zona industriale di Massa Carrara, attraverso soprattutto un'intensa opera di bonifica, e dall'altra ancora il miglioramento della logistica e gli incentivi alle politiche occupazionali. Nel 2011 Massa Carrara è stata riconosciuta con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico area di crisi complessa. La Regione nel 2014 ha rinnovato la richiesta di conferma di Massa Carrara come area di crisi complessa. Ad oggi questo passaggio non è ancora stato effettuato, tanto che all'inizio di quest'anno tutti i livelli istituzionali del territorio di Massa Carrara hanno formulato una lettera al Presidente della Giunta, Giunta regionale, chiedendogli di intercedere e di fare tutto quanto in suo potere anche presso il Governo perché si arrivi a questo riconoscimento e si arrivi a quel necessario accordo di programma per la reindustrializzazione di quest'area. Io non voglio infierire su Bugliani, un ragazzo che si dà da fare, tra l'altro col doppio incarico, comune, regione, uno dei pochi, ma io dico, ma stiamo scherzando? Cioè, siete voi al governo, comune, regione, alle province quando c'erano, non avete fatto nulla. Abbiamo fatto una giornata di incontri con funzionari, camere di commercio, imprenditori, CNA. Sei venuto anche tu un'oretta. Abbiamo parlato di questa cosa, dicevano non è tanto importante l'istituzione dell'area di crisi complessa, ma per esempio fateci sapere che deve fare il progetto di bonifica Autorità Idrica Toscana o Invitalia. Sono 15 anni che si sta aspettando questo aspetto. Io personalmente sono andato all'Autorità Idrica Toscana, abbiamo scritto al Ministero, senza ottenere nulla di più di una ricostruzione del quadro esistente. Ma di cosa stiamo parlando? Siete voi a Roma, non siete in grado di fare parlare i ministeri con la regione. Ma io non le accetto queste cose qua. Mi va bene che fate un po' di propaganda, ma non prendiamoci in giro. A distanza di mesi viene fuori questa cosa qua, questo quadrettino, come se, no, le persone fossero estranee a quello che succede. Bugliani, 15 anni, vai a chiedere al ministero se fanno il progetto, lo deve fare l'Autorità Idrica Toscana o Invitalia. Noi siamo stati dall'Autorità Idrica Toscana, non ha saputo darci una risposta chiara. Di cosa stiamo parlando?